Nel marzo del 2004, di 18 anni fa, la Repubblica Italiana istituiva il Giorno del Ricordo, individuando una data simbolica, quella del 10 febbraio, in cui nel 1947 furono firmati a Parigi i trattati di pace che posero fine al secondo conflitto mondiale. In base a quegli accordi, l'Istria, il Quarnaro, Zara, parte del territorio della Venezia Giulia, aree abitate in gran parte da famiglie di origine italiana, furono assegnati definitivamente alla Jugoslavia. L'istituzione del Giorno del Ricordo ha inteso alimentare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime, delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani, dei dalmati, dalle città di Pola, di Zara, di Fiume, in un secondo dopoguerra caratterizzato da vicende complesse legate al riassetto del confine nord-orientale. Si tratta di una pagina di storia europea legata alla controversa e secolare conflittualità che ha alimentato gli odi, le persecuzioni tra italiani e slavi, all'interno di rapporti e relazioni diplomatiche che hanno portato più tempi a rivedere il confine nei territori che si affacciavano sull'Adriatico settentrionale, dove la definizione del cosiddetto confine nord-orientale ha scatenato ondate di violenza nel corso di tutto il Novecento. Ma stando ai fatti, sul piano prettamente storico, le vicende a cui si fa riferimento riguardano la persecuzione, l'uccisione, il cosiddetto infoibamento, ovvero stragi avvenute prevalentemente nel territorio della Venezia Giulia fra il 1943 e il 1945, perpetrate attraverso l'uccisione di donne e uomini gettati poi in questi crepacci, in inghiottitoi carsici, ma contestualmente anche ricordiamo la deportazione nei campi di concentramento di migliaia di italiani residenti nei territori dell'Istria, della Dalmazia, della Venezia Giulia, da parte dei partigiani di Tito e delle forze di polizia. Nelle ultime battute di una guerra che aveva visto contrapposti i fronti dell'asse italo-tedesco da una parte e quelli della resistenza partigiana della Jugoslavia comunista di Tito dall'altra. La logica della persecuzione, della strage, caratterizzò il tentativo operato contro diverse migliaia di italiani residenti nell'area giuliano-dalmata da parte delle organizzazioni partigiane del Movimento di Liberazione Jugoslavo e della Polizia Segreta Titina. Gli italiani erano ritenuti i nemici del popolo e il tentativo di ripristinare su base nazionalista l'identità slava si coniugò con l'intento di cancellare, oltre alla presenza degli italiani in quei territori, anche un'altra vicenda controversa, cioè la storia della violenta colonizzazione, italianizzazione forzata da parte del fascismo in territori che, a partire dall'invasione della Jugoslavia nel 1941, l'Italia si era vista attribuire appunto nelle aree del confine nord-orientale. Parliamo di parte della Slovenia, della Croazia, della Dalmazia, fino alle cosiddette bocche di Cattaro nel Montenegro. L'origine di questa contrapposizione tra nazionalismi risaliva dopo tutto alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando si alimentarono le contrapposizioni tra i redentismi di opposta matrice, rafforzati dall'azione di bonifica etnica portata avanti dal regime fascista negli anni successivi nei confronti delle minoranze slave nelle aree annesse all'Italia e alla fine della guerra, nel 1945, della seconda guerra mondiale, tramutatesi in una ritorsione nei confronti dell'italiano colonizzatore. Tanti gli italiani nel mezzo di una guerra che vedeva i fronti dopo tutto allo sbando. L'operazione di ripristino della identità slava, stavolta sotto le insegne del comunismo, portò dunque al tentativo violento di progressiva cancellazione dell'italianità
nei territori ricondotti all'interno del perimetro dello Stato jugoslavo. Tutto questo avvenne attraverso, dicevamo prima, stragi, infoibamenti, ma anche deportazioni e avvio di esodi di massa. Italiani non più legittimamente riconosciuti in territori in cui ormai erano radicati, ma paradossalmente non accettati neanche nel loro status di profughi rifugiati in Italia, poiché percepiti come clandestini ricacciati e fuggiti da un territorio sotto diciamo, la giurisdizione comunista, ecco.